Non c'è stato un inquinamento dei rapporti, semplicemente il NATO sta prendendo delle decisioni che Nestore e Accatena Civitas stanno contestando. E veniamo a questa nota dell'11 marzo con la quale vi annunciava al consorzio che praticamente dal 1 aprile sarebbe stato, come dire, utile, visto che non c'era più l'utilità del setting assistenziale della semi-residenzialità, dal 1 aprile, insomma, bisognava chiudere il diurno per farla breve. Esatto, sì, dal 1 aprile, perché l'ASL ritiene, come insomma, dalla nota che gli ha citato, un servizio non utile perché negli anni non ha avuto mai insomma, un pieno e quindi ha deciso di chiuderlo. Di conseguenza noi siamo costretti ad operare dei licenziamenti. Successivamente a questa nota e allo sciopero dell'altro giorno, il 25 marzo, Civitas comunica ai lavoratori con una comunicazione urgente il licenziamento collettivo. Anche il licenziamento collettivo è un dato tecnico perché per questo procedimento che è stato avviato, il licenziamento collettivo è da 5 lavoratori in poi, anche se qualcuno l'ha travisato, ovviamente leggendo collettivo pensava che si trattasse di tutto l'organico, no, soltanto quelli che sono dedicati al centro diurno, che sono più di 5. E sono un massimo di? Che si Sì. parlava di 10, 12, 14. 10, no, da capitolato sono una decina. Noi siamo parte lesa, prima di tutto, nel senso, noi siamo parte lesa e ledere noi significa poi ledere maggiormente i lavoratori, perché a conti fatti noi abbiamo i nostri problemi con i conti correnti, con le banche e quant'altro. Chi ci va di mezzo? Perché noi dobbiamo garantire comunque che in struttura arrivi, per dire, il cibo per far mangiare gli anziani e siano garantiti i livelli assistenziali, però diventa sempre più difficile garantire il pagamento dello stipendio agli operatori. Quindi noi siamo parte lesa e a cascata la parte lesa sono i lavoratori, purtroppo, perché di tutto questo discorso chi lavora e porta avanti il servizio proprio sporcandosi le mani sono i lavoratori che vivono in questa incertezza, sia del livello occupazionale che anche di quando percepiranno gli stipendi ad oggi maturati. Noi ad oggi non abbiamo avuto né convocazioni dall'ASL né dal prefetto né dalla regione e quindi probabilmente dovranno partire questi licenziamenti. Dobbiamo sederci un attimo con i sindacati e capire. Quindi diciamo che lunedì, se non ci sono cose o comunque situazioni nuove, si andrà avanti con quanto annunciato nella nota del 25 marzo.